nella settimana che ci accompagna alla gara di Scarlets di sabato 15 ottobre con le Zebre in trasferta abbiamo raggiunto Marco Manfredi, tallonatore delle Zebre, che quest'estate è tornato ad allenarsi dopo l'intervento alla coscia destra. Marco, ti chiediamo innanzitutto come stai fisicamente e soprattutto quanto è alta la voglia di tornare a giocare. Allora, adesso posso dire che sono felice di dire che sto molto bene fisicamente, ho recuperato molto bene dall'intervento, dall'infortunio che ho avuto, e la mia voglia è indescrivibile, quella di tornare in campo e giocare. Sì, perché la passata stagione è stata per te sfortunata, non avendo potuto giocare sempre a causa dell'infortunio. Su quali aspetti hai lavorato fuori dal campo, ma cosa ti ha aiutato a mantenere alta la motivazione di poi tornare a giocare? Sicuramente sono migliorato molto su la maturità dentro e fuori dal campo e sono molto più paziente su molti aspetti e la fortuna che ho avuto è che ho avuto dei compagni meravigliosi che mi hanno sostenuto tantissimo e mi hanno sempre reso partecipe del gruppo. Per te adesso è iniziata la quarta stagione alle Zebre. Che bilancio dai di questi ultimi 3 anni e su quali aspetti pensi di essere maggiormente cresciuto come giocatore e come persona? Lo accennavi prima, sicuramente la maturità. Sì, un vero e proprio bilancio non posso farlo. Posso dire che ho iniziato la mia avventura qua alle Zebre in modo positivo e dopo gli ultimi 2 anni ho avuto molte sfortune dal punto di vista di infortuni e di acciacchi e sì, non vedo l'ora di giocare e mettermi in gioco. Tornando al presente, quest'anno grandi sfide nel reparto dei tallonatori. Che stimoli ti dà contendere la maglia numero 2 con giocatori del calibro di Luca Bigi, Jacques Dutoit e Gianpietro Ribaldi? Sicuramente sono tutti e tre degli ottimi giocatori e la competizione quest'anno è molto alta e io sono molto felice di questo perché così riusciamo e riesco ad esprimere il meglio di me e a migliorarmi. Siete ovviamente 4 giocatori diversi per attitudine, per qualità tecniche. I tuoi punti di forza secondo te quali sono? Cosa ti differenzia rispetto agli altri 3 compagni di reparto? Sicuramente l'aggressività e la rabbia, la cattiveria che metto in campo. A proposito di cattiveria, di agonismo, sabato 15 ottobre le Zebre giocheranno a Clenecli, dove tu hai segnato la tua prima meta con le Zebre. Era l'ottobre del 2019, oggi siamo nell'ottobre del 2022. Che partita ti aspetti questa volta contro i gallesi? Sicuramente contro gli Scarlets a Clenecli sarà una battaglia molto dura dal punto di vista fisico, sull'uno contro uno, ma anche dal punto di vista mentale. Noi abbiamo come obiettivo di essere più cinici su quello che facciamo e siamo molto confidenti sui mezzi che abbiamo e su quello che possiamo dare e far vedere alle altre persone. Le Zebre hanno avuto un inizio di campionato tosto con squadre blasonate del calibro di Leinster, Munster, gli Stormers campioni in carica, gli Sharks. Questo sabato voleremo appunto a Clenecli contro i Scarlets che vivono un momento di difficoltà e sono penultimi nella classifica generale. Sentite questo tipo di pressione e può incidere in qualche modo? Ma penso che in una squadra come la nostra la pressione può incidere solo in modo positivo. Arriviamo da 4 sconfitte molto dure dal punto di vista del punteggio che eravamo quasi là per farcela e sicuramente noi arriviamo con della maturità in più per questa partita contro gli Scarlets e non vediamo l'ora di dimostrarci. Ecco, 4 sconfitte, però soprattutto nelle prime 2 giornate si è visto tanto, e 10 mete, 4 punti di bonus complessivi. La squadra come arriva all'appuntamento? Che Zebre hai visto in queste prime 4 giornate e che Zebre ti aspetti in campo appunto a Clenecli? Delle Zebre con
con molto più cinismo, come dicevo prima, con molto più voglia di concretizzare tutto l'ottimo lavoro, tutto il duro lavoro che facciamo durante la settimana e che facciamo anche che abbiamo fatto durante le partite. Sta sempre a noi decidere come vogliamo affrontare una partita o come vogliamo giocare. Io sono sicuro che i ragazzi abbiano veramente voglia di rivalsa e di vincere la partita sabato. Noi tutti ce l'auguriamo. In bocca al lupo, Marco. Grazie.